Bentornati ragazzi su Newcast Mio to Slot TV. Oggi ho un'altra recensione da fare perché mi è arrivata, come vedete, una scatola ricca di nuovo materiale di Green Staff Wars. Ho delle novità pazzesche su Green Staff Wars perché mi hanno chiamato e mi hanno informato che stanno iniziando con me un nuovo percorso per i vlogger, diciamo, che riescono a rendere di più con il loro sponsor. In questo caso è andata bene, ovviamente questo lo devo a voi che evidentemente, guardando le recensioni di Green Staff, poi andate sul sito per vedere cosa eventualmente acquistare. Allora, Green Staff è uno degli sponsor che a me stanno molto cari perché, come sapete, io gli sponsor li scelgo, li chiamo, li contatto e chiedo io di collaborare con loro se loro vogliono collaborare con me. Mi chiamano anche moltissimi, ma la maggior parte delle volte dico di no perché sono prodotti esterni al mondo del hobby e a noi interessa il mondo del hobby. Quindi una volta, per farvi un esempio, raccontarvi un aneddoto, mi ha chiamato un'azienda che produce orsetti gommosi per stare svegli la notte a giocare ai videogame. Ora, potremmo anche utilizzare gli orsetti gommosi degli USA, perché è statunitense questa azienda, per dipingere tutta la notte, ma insomma, diciamo che l'hobby è un po' all'opposto del videogame, nonostante io sia un videogame, mi piace un sacco. Il videogame è tutto subito, molto smart, molto veloce, accendo, parto e vado. Mentre nell'hobby occorre tutta una disciplina e specialmente un rapporto con la pazienza che è ben diverso. Si sta ore e ore a montare, a dipingere, a meditare su cosa dipingere, come dipingere, eccetera eccetera. Quindi è tutta un'altra cosa, diciamo, non c'è un più bello o un meno bello, ma gli orsetti gommosi per stare sveglio non servono, perché vi faccio le mie 3-4 ore e vado a dormire rilassato. Quindi era questo il succo del discorso, è che Green Staff l'ho scelta perché mi piace davvero. Tra le altre, ha iniziato, come vedete, a produrre anche la Green Staff, diciamo, i rack per poter gestire i colori. Questo l'ho appena montato, dovrò ringraziare Virginia tutta la vita anche qui, perché da solo non ce l'avrei fatta, poi vi spiego durante la recensione perché, ma non è così semplice. Ma al di là di questo, costa poco e in un attimo avete stoccato i vostri colori. Quindi subito dopo la sigla vi parlo di tutto quello che c'è dentro questa meravigliosa scatola che mi è arrivata. Allora ragazzi, direi che per cominciare vi faccio appunto vedere il rack che ho montato. È un rack per gestire colori che anche Green Staff stessa produce, che sono colori a 36 mm e sono fatti in questo modo. Sono boccette piuttosto grandi, per capirci, della GV, sono i famosi contrast, e quindi in questo caso, quando dovete metterli a posto, stanno in questo modo. Io dipingo ovviamente stando seduto e terrò questi più alti di me, quindi li vedrò in questo modo qui. Dal basso praticamente voi vedete tutto il contenuto e l'etichetta, quindi sono fantastici sotto questo aspetto, messi a un'altezza più alta di dove voi state dipingendo. Al di là di questo, insomma, della comodità, è un rack che costa veramente poco. Tra le altre, avete uno sconto sempre mettendo il mio cognome Pain 10 con la P maiuscola, andate sotto a vedere tutto sotto il video nel link. Tra poco addirittura ci sarà un link affiliato praticamente al mio canale, e quindi ci sarà un ulteriore sconto del 10 con delle agevolazioni sugli acquisti fatti solo perché avete cliccato dal mio link piuttosto che andando per conto vostro. E questo è un altro vantaggio, insomma, che mi hanno offerto appunto chiamandomi, tra l'altro, proprio ieri. Nel frattempo che è arrivato, vi dico l'unica cosa: allora, prezzo cheap fantastico, è in MDF.
praticamente la stessa identica idea che ha Hobbyson. Non siamo ai livelli di Hobbyson, ma il prezzo è diverso. Mentre un rack di Hobbyson può costare anche 19-26 euro, qui siamo intorno alle 13-14 euro e tenete veramente un bel po' di colori, eh? E la cosa che volevo dirvi è questa: non è facile da montare, perché dovete far combaciare tutta questa rastrelliera, che da un lato combacia subito, quando poi dovete montarla dall'altro lato diventa un po' un delirio. Allora, praticamente, se la dovete comprare, vedete che qua hanno fatto i buchi per attaccarla al muro e tenerlo più saldo al muro, e diciamo che è modulare, perché io adesso ho messo il secondo sopra, ma se non lo mettete, questa può essere la base dell'altro e può essere modulare, potete attaccare sia i lati che sopra e sotto con un kit speciale che c'è all'interno, più questi fori che vedete appunto. E diciamo che con, io credo, non più di 50-60 euro vi siete fatti 4 rack per poter stoccare tutti i colori. Quindi insomma, questo è un bel vantaggio, senza contare appunto che poi ci sono i vari sconti che fanno loro, più il 10% che fanno con il link mio che vedete qua sotto. Per il momento è quello normale, con il 10% di sconto che dovete scrivere voi, dopodiché avete proprio un link dedicato. E questa è la prima cosa. Comunque, non facilissimo da montare, non immediato, ma una volta che avete capito, in due, perché io veramente l'ho dovuto fare con Virginia, e per il resto è andata molto bene e devo dire ora è solido, già asciutto solido, e sono soddisfatto perché in poco ho stoccato un bel po' di colori. Poi avete visto che appunto ho preso delle boccette nuove, tra cui lo Splash Gel. Lo Splash Gel è praticamente il gel che vi permette di modellare gli spruzzi d'acqua intorno per esempio a una roccia, e potete e avete tempo per modellare con uno stuzzicadente o con un attrezzo di plastica di quelli per la pasta verde, e in questo modo avete praticamente la vostra, il vostro splash, il vostro schizzo. Potrebbe essere proprio il piede che entra nell'acqua e gli schizzi radiali intorno al piede, o un sasso che cade nell'acqua, e in questo caso potete usare questo insieme, ovviamente ve lo faccio vedere subito, a questa che mi è arrivata, che è fantastica, la UV Resin. La UV Resin è praticamente la stessa cosa che abbiamo usato per il tutorial della basetta fluviale, fatta dalla Green Stuff, anche questo nel giro di un minuto, non di più, con la lampadina UVA, che ovviamente trovate sempre in vendita sul sito di Green Stuff, si secca, diventa perché completamente dura, e quindi potete usare in combo queste due per simulare l'acqua calma e l'acqua con lo splash. Poi ho preso un ground texture che mi mancava, e quindi questo è praticamente la desert sand, la sabbia, perché mi mancava diciamo un equivalente delle Badland, anche se un po' più chiaro in questo caso. Appunto, mi serviva anche un po' più chiaro, e quindi poi con tutti quanti i pigmenti vari che userò, vi farò vedere durante i tutorial, mi serviva appunto un terreno chiaro. Poi ho preso lo Splash Mud. Lo Splash Mud è praticamente è una sorta di che rimane glossato, quindi bagnato, verdognolo, ed è sempre texture. Splash perché funziona come il gel, in questo caso però è melmoso, e quindi è la stessa cosa del gel ma verde marcio, diciamo, fatto apposta per simulare le fogne piuttosto che l'acqua, insomma, che è stantia da un bel po'. Poi ho voluto prenderle, anche se ne ho due paia, tra cui le meravigliose della GV, che costano anche abbastanza, queste nuove diciamo single blade nipper, le chiamano loro, sono in realtà le tronchesine, che sono praticamente fatte per plastica e resina, quindi non per metallo. Sono ultra flat, e ci sono flat, ultra flat e super ultra flat. Mi ricordo un pochino la storia dei Green Pass, ma è meglio che lasciamo perdere il discorso. E praticamente avete delle caratteristiche particolari per cui costicchiano, perché mi sembra che qui siamo intorno ai 15 euro, e credo che abbiano però una finitura e una capacità di tagliare la plastica fantastica. Lo userò a breve perché volevo appunto mettermi a continuare a montare, ho veramente una caterva di roba da montare. Ovviamente quando vi spediscono le cose vi mandano anche questi volantini, che sono fantastici perché vi fanno vedere come si possono utilizzare i vari colori texture, che sono praticamente i technical della Green Stuff, e come si possono appunto, fanno vedere la difficoltà piuttosto che l'aderenza, e anche qualche how to use per utilizzarli al volo. Fatto veramente bene, piccolo volantino ma molto utile, e vi fa vedere praticamente questi
36 mm da 30 ml che sono fatti apposta, ci sono 21 texture, io ne ho già parecchie e devo dire la verità, immediate e molto molto ben fatte, soprattutto quelle per esempio della Rust, che sarebbe la ruggine. Poi ho preso un texture rolling pin, allora questo mi mancava, vi ricordate che l'abbiamo fatto la basetta con il ciotolato, questa è la stessa cosa solo che sono mattoni e mi serviva per fare i mattoni scoperti delle case in MDF e degli edifici in MDF di P-Work, perché con un altro di loro, diciamo di questi trasparenti, appiattite la pasta verde inumidendola in modo tale che non si attacchi al mattarello di plastica, diciamo, dopodiché utilizzate questo passando sopra, avete fatto una testurizzazione di mattoni, a quel punto la attaccate, anche potete farlo anche prima, attaccarla e poi testurizzare, così la spiaccicate bene sulla parete di MDF e potete fare i mattoni in vista delle case diroccate per esempio di P-Work, facili da fare. Poi primer nero giù di, o primer bianco, dipende da quello come lo utilizzate voi, e giù di colorazione. Vi farò vedere anche questo in un tutorial. Ho preso poi il CA Glue Activator, che è praticamente un attivatore per la cera acrilica. Fantastico, cioè da quando ho iniziato a usarlo non riesco più a farne a meno. Sono tutti prodotti, come sempre, piuttosto raggiungibili a livello di prezzo, ma che vi cambiano veramente la vita quando fate hobby, perché in questo caso quando incollate la resina o addirittura il metallo, se ancora trovate miniature in metallo da dipingere, effettivamente vi dà una marcia in più, perché in un attimo dovete prendere prima le misure, perché è talmente veloce che appena attaccate, per esempio sul pezzo staccato spruzzate l'attivatore, sulla spalla interna, come vi dicevo per esempio per attaccare un braccio ancora in trasmissioni scorse, attaccate in un attimo, fa aderenza subito, cristallizza la cera acrilica e funziona veramente bene. Poi ho preso delle sleeve, perché le sleeve, ogni volta che faccio un ordine da Greenstuff ne prendo una, perché costano poco, ma con 3,90€, una cosa del genere, avete 100 sleeve che vi danno la possibilità di coprire le carte dei box tipo di Kill Team piuttosto che Necromunda, Warcry, eccetera eccetera, e quindi ormai vedo che la GV, lo standard è quello, prendete lo standard size europeo non americano e siete a posto, siete tranquilli. Questa è un'altra chicca gigantesca che vi farò vedere, tanto guardate com'è cool la confezione, ma praticamente è un silicone, un olio siliconico fatto però a mo' di pongo nero, e fa la maschera all'aerografo, quindi in poche parole quando dovete mascherare, ok, lo faremo per esempio sullo scudo di bronzo che abbiamo fatto nel tutorial dell'Ogroid, per cui praticamente avrò bisogno di mascherarlo per poter con l'aerografo dare le zenitale al resto della miniatura senza sporcare ovviamente lo scudo che abbiamo già fatto. Allora lo coprite con questo pongo nero che si stacca senza ovviamente rovinare quello che avete già fatto, e così potete tranquillamente dare la vostra mano di aerografo o di primer dove volete, coprendo per esempio una gamba se non dovete coprirla. Mi viene in mente tantissimo per esempio il bastoncino trasparente di un Tau, per esempio di un volante praticamente della GV, dove praticamente voi potete coprire lui col putty, che sarebbe appunto la pasta nera, e tranquillamente dargli il primer, quindi lo potete montare prima, coprirlo e dare il primer senza paura che vada praticamente a incidere sulla miniatura e a sporcarla, ok? Poi abbiamo, vediamo un pochino cosa mi è arrivato ancora, questi sono fantastici. Allora, i Tall Strawberry sono praticamente degli scenari ultra realistici, dell'erba ultra realistica, fatta praticamente a, come vedete, bastoncini, si possono anche infilare nel polipropilene che tra le altre ho comprato anche direttamente da loro, ed eccolo qua, hanno fatto pure questo, si chiama XPS Foam ed è niente di meno che il normalissimo polistirolo ad alta densità che si può tagliare col coltello a caldo per fare le colline piuttosto che i boschi, e ovviamente potete texturizzarlo premendo forte sopra, scusatemi, con questo, e quindi in poche parole abbiamo anche questa cosa qui. Allora, io ce l'avevo già, e se andate alle Ramerlen ne trovate fogli giganteschi, però ovviamente quelli occupano un sacco di posto in casa, se non avete posto
due fogli a 4 così vi costano neanche 7 euro e ci fate veramente di tutto e di più, dalle colline ai boschi, ai laghi, eccetera, eccetera. E vi ricordo una cosa sola: quando voi andate a mettere, per esempio, resine sopra questi, prima fate un letto o di vinavil e acqua piuttosto che gesso e vinavil, qualcosa che copra. Se buttate per esempio spray primer, rischiate di mangiare il polistirolo, cioè 100% si mangia. Quindi non buttate spray e non buttate resine che tirano prima di averlo foderato, diciamo, con della vinavil spennellata, piuttosto che appunto altri modi per proteggerlo, che possono essere il gesso. Occhio, perché anche il gesso tira quando assorbe l'acqua. Ultime tre cosine molto carine: lo Scatter Foliage, questa è un'altra serie nuova di Terrain della Green Stuff da 200 ml che praticamente simula le foglie, quindi sono proprio foglioline rispetto all'erba. Non so se posso farvelo vedere con la macro, vediamo un pochino, ecco qua, e praticamente sono foglie verdi. Poi ho preso le foglie autunnali, che ovviamente mi servono per tutte quelle basette che hanno dall'autunno alla neve, e poi ho preso delle micro leaves light green, sempre serie nuova dei Terrini, dove praticamente sono ancora più piccoline, ancora più impercettibili, ok, e si usano sempre per simulare le foglie ancora più piccoline cadute. Ovviamente tra l'altro ne sono anche cadute qua intorno e dovrò pulire il tavolo. Al di là di questo, ragazzi, ci vediamo fra un attimo per il recap. Grazie ragazzi per essere rimasti qui con me, spero che vi sia piaciuta la robetta che vi ho fatto vedere oggi di Green Stuff. Ci sono veramente delle idee stupende che mi sono piaciute, come per esempio la serie nuova dello Scatter Foliage, è veramente bella e da provare, insomma, anche perché hanno dei prezzi super raggiungibili, super abbordabili, e devo dire la verità, ora come ora è quasi diventato il mio unico fornitore, perché effettivamente ha tutto quello che serve per l'hobby. Online arriva a casa con un'unica spedizione che non ne costa tanto, avete il 10 di sconto ulteriore con il mio cognome Payne P maiuscola 10 finale, lo mettete sotto voucher e vi dà il 10 di sconto su tutto il carrello, comprese le spese di spedizione, anche se loro stanno facendo sconti da paura, tipo anche il 40-50%, quindi insomma non è male. E al di là di questo, comunque le meriterebbe, cioè i suoi soldi li merita anche senza. Io non sono uno che vende nel mio canale niente, quindi quello che vi faccio vedere è quello che appassiona me, che utilizzo io per me, e ovviamente contattando le varie aziende, quelle che mi piacciono davvero, le contatto e dico: guarda, lavoriamo insieme perché mi trovo benissimo, non vedo l'ora di far conoscere quello che utilizzo io anche agli altri, perché ho veramente cambiato dei modi di lavorare grazie a del materiale che ho preso per esempio qui da loro, che ovviamente è sostituibile in questo caso a quello classico che si trova per esempio della Games Workshop, quando non volete spendere determinate cifre, tipo appunto i pennelli che sono, oltre che i sintetici STC della Games Workshop, ci sono anche per esempio i Kolinsky. Anche la Green Stuff ha i Kolinsky, costano un po' meno, non sono dello stesso livello, ma riescono ad arrivare lì costando parecchio meno. Quindi se volete risparmiare ma avere più materiale disponibile, nonché dalle altre rack di questo genere che possono aiutarvi a stoccare per esempio i colori, questa è l'azienda giusta, tra l'altro spagnola, europea, vicino a noi, spediscono nel giro di qualche giorno e la roba arriva a casa diretta. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi, ci vediamo domani per una puntata fighissima, perché vi faccio vedere una cosa sola, piccola così, ma che ha un significato grande, senza fine. Ci vediamo domani, ciao!